La Juventus è campione d'Italia per l'ennesima volta, per la settima volta consecutiva. Ora è ufficiale con questo 0-0 annunciato, scritto, mettetelo come volete, uno 0-0 sicuramente che poteva essere, come posso dire, prescritto in quanto la Roma, ancora prima della vittoria della sconfitta dell'Inter, ancora prima del pareggio della Lazio, alla Roma bastava un punto per avere la matematica certezza della Champions. Quindi era uno 0-0 un po' scritto. Le squadre all'inizio hanno provato a giocarla, ma poi dopo l'espulsione di Raingolan la partita è oggettivamente finita lì, non c'era più niente da dire, c'era solo da aspettare che i 47 minuti del secondo tempo scadessero per festeggiare lo scudetto bianconero, uno scudetto che anche se mancava la matematica certezza era già praticamente sulle casacche bianconere, in quanto la differenza delle reti il Napoli non avrebbe mai potuta ribaltare, neanche se giocava 10 partite, probabilmente faceva, con 10 partite forse poteva ribaltarla. Detto questo, la Juve vince il campionato, la Juve torna a trionfare ancora per la settima volta consecutiva. Lo ripeto tante volte, settima volta consecutiva, per farvi capire, per farvi entrare nelle zucche che questa è un'impresa leggendaria. Mai nessuno era arrivato, solo due squadre erano arrivate a 5 e continuano a non nominare quell'altra, Torino e Juventus. Nessuno era arrivato a 6, ci è arrivata la Juve l'anno scorso, ovviamente nessuno era arrivato a 7. La Juve ci è arrivata, nei campionati più importanti nessuno l'ha mai fatto. Mettiamo dentro il campionato francese, per metterlo dentro, per metodo di paragone, la Juve così raggiunge il record dell'Olympique Lyon di 7 titoli consecutivi, semplicemente storia, semplicemente leggenda, semplicemente mito. Questa Juve è leggenda. Non ce ne renderemo conto subito, ce ne renderemo conto tra qualche anno di che annata, di che annate e di che squadra leggendaria stiamo vivendo. Fino alla fine, forza Juventus!